vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele. Grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudele. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in nostro aiuto. Vogliamo condividere con voi la devozione alle sante piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore ha privilegiato l'umile giardino dell'ordine della Visitazione e dopo aver rivelato a Santa Margherita Maria Lacoque «Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini» si è manifestato a Suor Maria Marta Cambon dicendo «Ti ho scelta per diffondere la devozione alle mie sante piaghe nei difficili tempi in cui viviamo». Ricordiamo che questa suora è del 1841, è nata nel 1841 e durante poi la sua professione religiosa e tutta la sua vita ha ricevuto queste rivelazioni di cui un giorno la stessa madre, la Vergine Santa, le disse: «Se cercate la ricchezza, andate a prenderla nelle sante piaghe del mio figlio. Tutta la luce dello Spirito Santo sgorga dalle piaghe di Gesù, però questi doni li riceverete in proporzione alla vostra umiltà. Io sono la vostra madre, vi dico, andate ad attingere le piaghe del mio figlio. Succhiate il suo sangue fino a esaurirlo, il che tuttavia giammai succederà. È necessario che tu, figlia mia, applichi le piaghe di mio figlio sopra i peccatori per convertirli». E quindi prendiamo dal libretto della edizione Shalom le sante piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, naturalmente andando un po' a sintetizzare motivi di questa devozione. Nell'affidare questa missione a Suor Maria Marta, il Dio del Calvario si compiaceva di rivelare alla sua anima estasiata gli innumerevoli motivi di invocare le piaghe divine, come pure i benefici di questa devozione. E diceva: «Nessun'anima, eccetto la mia Santa Madre, ha avuto come te la grazia di contemplare giorno e notte le mie sante piaghe. Figlia mia, riconosci tu il tesoro del mondo? Il mondo non vuole riconoscerlo. Io voglio che tu lo veda per comprendere meglio quello che ho fatto venendo a soffrire per te. Figlia mia, ogni volta che tu offri a mio padre i meriti delle mie divine piaghe, guadagni un'immensa fortuna. La vostra ricchezza è la mia santa passione. È necessario venire con fede e confidenza a tingere costantemente dal tesoro della mia passione e dai fori delle mie piaghe. Questo tesoro vi appartiene, tutto sta lì, tutto, eccetto l'inferno. Mio padre si compiace nell'offerta delle mie sacre piaghe e dei dolori della mia divina madre. Offrirli significa offrire la sua gloria, offrire il cielo al cielo». Gesù esortava così Suor Maria Marta e con lei raccomandava anche noi di accedere a questo tesoro. Ecco le sue parole: «Devi affidare tutto alle mie sante piaghe e lavorare per i loro meriti alla salvezza delle anime». Gesù ci chiede che lo facciamo con umiltà. «Quando mi inflissero le mie sante piaghe, gli uomini credevano che sarebbero scomparse, e invece no, saranno eterne ed eternamente saranno viste da tutte le creature. Te lo dico perché non le guardi per abitudine, ma le veneri con grande umiltà. La vostra vita non è di questo mondo, togliete le sante piaghe e voi sarete terreni. Siete troppo materiali per comprendere tutta l'estensione delle grazie che ricevete per i loro meriti. Neppure i sacerdoti contemplano abbastanza il crocifisso. La messa è grande, abbondante, è necessario umiliarvi
per far raccolta di anime senza guardare a quello che già avete fatto. Non devi temere di mostrare le mie piaghe alle anime. Il cammino delle mie piaghe è tanto semplice, tanto facile per andare in cielo. Ancora ci chiede Gesù di farlo con il cuore, non certo dei serafini, perché giustamente, dice Gesù, essi contemplano la bellezza e la santità di Dio, ammirano, adorano, non potete imitarli. Però quanto a voi è necessario soprattutto avvicinarvi alle mie piaghe con cuori molto ardenti ed elevare con fervore le aspirazioni per ottenere le grazie del ritorno che sollecitate. E chiede quindi di farlo con fede ardente. Queste piaghe restano del tutto fresche ed è necessario offrirle come per la prima volta. Nella contemplazione delle mie piaghe si trova tutto per sé e per gli altri. Te le faccio vedere perché tu possa entrare in esse. Gesù ci chiede di farlo con confidenza. Non dovete inquietarvi per le cose della terra. Vedrai, figlia mia, nell'eternità ciò che avrai guadagnato con le mie piaghe. Le piaghe dei miei sacri piedi sono un oceano. Conduci qui tutte le mie creature. Quelle aperture sono abbastanza grandi per accoglierle tutte. Ci chiede di farlo con spirito di apostolato e senza mai stancarci. È necessario pregare molto perché queste mie sante piaghe si diffondano nel mondo. Bisogna chiedermi la fermezza nell'amore delle mie piaghe, perché sono la sorgente di tutte le grazie. Molto tempo sarà necessario per stabilire questa devozione. Lavorate perciò con coraggio. Tutte le parole dette a motivo delle mie sante piaghe mi procurano un piacere indicibile. Io le conto tutte. Vedete come Gesù non li dimentica i nostri peccati, dice il Salmo quando siamo pentiti. Ma se facciamo queste cose belle e siamo pentiti dei nostri peccati, Gesù ricorda tutto. Bisogna notare a questo punto che nelle sue manifestazioni il Divin Salvatore non si presentava sempre a Suor Maria Marta con tutte le sue adorabili piaghe insieme. A volte ne mostrava una sola separata dalle altre. Così avvenne un giorno dopo questo ardente invito. Tu devi applicarti a curare le mie ferite contemplando le mie piaghe, una ad una. Egli scoprì allora il piede destro dicendo: Quanto devi venerare questa piaga e nasconderti in essa come la colomba. Un'altra volta le fece vedere la mano sinistra. Figlia mia, prendi dalla mia mano sinistra i miei meriti per le anime perché possano stare alla mia destra per tutta l'eternità. Un fatto commovente è che Gesù richieda per il suo augusto capo coronato di spine, uno specialissimo culto di venerazione, di riparazione, di amore. Ecco le parole di Gesù. La mia corona di spine mi ha fatto soffrire più che tutte le altre piaghe. Dopo l'orto degli ulivi, essa fu il mio patimento più straziante. Per alleviarlo, dovete osservare bene la vostra regola, e noi possiamo osservare i comandamenti naturalmente, perché qui sta parlando a una suora. Noi abbiamo laici i 10 comandamenti. Guarda questo capo che è stato trafitto per amore tuo e per i cui meriti dovrai un giorno essere incoronata. Le anime che hanno contemplato e onorato la mia corona di spine in terra saranno la mia corona di gloria in cielo. È la corona di spine che vi otterrà quella della gloria. Io la do ai miei prediletti. Togli le spine dal mio capo, offrendo a mio padre per i peccatori il merito delle mie piaghe. Va in cerca di anime. Una sola anima che fa le sue azioni in unione con i meriti della mia santa corona, guadagna più che la comunità intera.
Qui ci piace ricordare Santa Caterina da Siena, alla quale le verrà offerta la corona di spine e la corona di diamanti. Cosa scegli, Caterina? Naturalmente lei scelse quella di spine, per avere quella di diamanti in paradiso. Dunque, nell'ottobre del 1867, il divino maestro ancora si presentava agli occhi estasiati della nostra giovane suora con questa corona, tutta irradiata da una gloria splendente, e diceva: «La mia corona di spine illumina il cielo e tutti i beati. C'è sulla terra qualche anima privilegiata a cui io la mostrerò, però la terra è troppo tenebrosa per vederla. Guarda com'è bella, dopo essere stata tanto dolorosa». Per i giusti questa santa corona è la felicità, ma al contrario sarà oggetto di torrore, di terrore per i dannati. Questo lo vide un giorno Suor Maria Marta in un'apparizione. Davanti ai suoi occhi apparve il tribunale in cui vengono giudicate le anime. Quelle fedeli durante la vita si gettavano con fiducia nelle braccia del Salvatore. Le altre, alla vista della Santa Corona, ricordando l'amore del Signore che avevano disprezzato e rifiutato, si precipitavano atterrite nell'eterno abisso. Fu così grande l'impressione di questa visione che la povera suora, nel raccontarla, tremava ancora di timore e di spavento. Dunque, se il Salvatore scopriva così tutta la bellezza e la ricchezza delle sue divine piaghe all'umile religiosa, poteva forse tralasciare di aprire i tesori della sua grande ferita di amore, il costato, il cuore di Gesù, che le dice: «Contempla qui la sorgente dalla quale dovresti attingere tutto. È ricca, soprattutto per voi consacrate», le disse indicando le piaghe luminose e insieme quella del Sacro Cuore. «Non hai che da avvicinarti alla piaga del mio divino costato, che è la piaga dell'amore, da cui si sprigionano ardentissime fiamme». Un giorno le disse: «Raccoglile, perché la misura è colma, non posso più contenerle, tanto è grande il desiderio di donarle. Venite a ricevere le espansioni del mio cuore, che desidera effondere la sua eccessiva pienezza. Voglio spargere in voi la mia abbondanza, perché oggi ho ricevuto nella mia misericordia alcune anime salvate dalle vostre preghiere. Allora ti insegnerò ad amarmi, perché tu non sai farlo». La scienza dell'amore non si impara sui libri, si rivela solo all'anima che, inginocchiata, guarda il divino crocifisso e gli parla da cuore a cuore, con tutta umiltà. Bisogna che tu sia unita a me in ciascuna delle tue azioni. Perde tempo la sposa che non si appoggia sopra il cuore dello sposo nelle sue pene e nel suo lavoro. Quando ha commesso mancanze, occorre che si riaccosti con grande fiducia al mio cuore. In questo ardente fuoco spariscono le vostre infedeltà. L'amore le brucia, le consuma tutte. Bisogna amarmi, abbandonandomi tutto, appoggiarsi come San Giovanni sul mio cuore di maestro. Amandomi così, mi procurerai una grande gloria». Noi vi ricordiamo che poi questi discorsi saranno presi da Gesù con Santa Suor Faustina Kowalska negli anni 30. Se andremo a leggere il diario troveremo molti punti di incastro. Quindi come Gesù desidera questo amore? Lo dice lui: «Figlia mia, io mendico amore come farebbe un povero, sono un mendicante di amore. Io chiamo i miei figli uno per uno, li guardo con compiacenza quando vengono a me, io li attendo. Figlia mia, amami puramente per me stesso, senza tener conto né del castigo, ma neppure della ricompensa». Gesù vuole un amore gratuito. E dice ancora: «Figlia mia, quando mi sono scelto un cuore perché mi ami e compia la mia volontà, accendo in esso il fuoco del mio amore. Tuttavia non alimento incessantemente questo fuoco per timore che l'amor proprio guadagni qualcosa e che si ricevano le mie grazie per abitudine.
Allora mi ritiro delle volte per lasciare l'anima nella sua debolezza. Allora essa vede che sta sola, che commette sbagli. Queste cadute, però, la mantengono nell'umiltà. Ma io non abbandono a causa di queste mancanze l'anima che ho scelto, la guardo sempre. Non vado alle piccolezze, perdono e ritorno. Ogni umiliazione vi unisce più intimamente al mio cuore. Non chiedo grandi cose, voglio semplicemente l'amore del vostro cuore. Stringiti al mio cuore, scoprirai tutta la mia bontà di cui eri colmo. Qui imparerai la dolcezza e l'umiltà. E arriviamo alle promesse. Non hai da temere, figlia mia, di far conoscere le mie piaghe, perché non si vedrà mai qualcuno ingannato, anche quando le cose parranno impossibili. Io concederò tutto quello che mi si chiede con l'invocazione delle sante piaghe. Occorre diffondere questa devozione, tutto otterrai perché è merito del mio sangue, che è di valore infinito. Con le mie piaghe e il mio cuore divino puoi ottenere tutto. Dalle mie piaghe escono frutti di santità. Come l'oro purificato nel crogiolo diventa più bello, così è necessario porre la tua anima e quella delle tue sorelle nelle mie sacre piaghe. Qui si perfezioneranno come l'oro nel crogiolo. Sempre potete purificarvi nelle mie piaghe. Le mie piaghe ripareranno le vostre. Le mie piaghe copriranno le vostre mancanze. Quelli che le onoreranno acquisteranno una vera conoscenza di me. Meditandole troverete sempre un nuovo alimento di amore. E dice ancora Gesù: quando avrai qualche cosa da soffrire, è necessario portarla subito alle mie piaghe e la pena sarà consolata. Accanto ai malati devi ripetere sovente questa aspirazione: Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante piaghe. Questa preghiera solleverà l'anima e il corpo. Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante piaghe. Il peccatore che dica la seguente preghiera: Padre eterno, vi offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo per guarire quelle delle nostre anime, otterrà la conversione. Le sante piaghe vi salveranno infallibilmente, esse salveranno il mondo. Non ci sarà morte per l'anima che spirerà nelle mie piaghe, esse danno la vera vita. Le sante piaghe esercitano ogni potere su Dio. Quindi, dice Gesù, sempre mi compiaccio di concedere le grazie più grandi a quelle che, come te, non hanno nulla. La mia potenza sta nelle mie piaghe. Con esse anche tu diventerai potente. Eccolo qui il vostro tesoro. È il tesoro delle sante piaghe, che racchiude corone che devi cogliere e dare agli altri, offrendole al mio Padre per guarire le piaghe di tutte le anime. Un giorno o l'altro queste anime, alle quali con le vostre preghiere avrete ottenuto una santa morte, si volgeranno verso di voi per ringraziarvi. Tutti gli uomini compariranno davanti a me nel giorno del giudizio, e allora io farò vedere le mie spose predilette che avranno purificato il mondo per mezzo delle sante piaghe. Verrà il giorno in cui vedrai queste grandi cose. Quindi arriviamo a quelle più particolari, le sante piaghe offerte per la Chiesa. Dice Gesù: Figlia mia, è necessario che tu svolga bene la tua missione, che è quella di offrire le mie piaghe al mio eterno Padre, perché da esse deve venire il trionfo della Santa Chiesa, il quale passerà attraverso il cuore immacolato di Maria. Vedete come ritorna anche qui il cuore immacolato di Maria. Dice però il Signore: attenzione, per prevenire ogni illusione, stai attenta che non si potrà trattarsi di un trionfo materiale. E dice appunto davanti alla barca di Pietro: mai si placheranno le onde. E dice allora Gesù: non si comprende ciò che si chiede domandando il suo trionfo. La mia Chiesa non avrà mai un trionfo visibile.
Ma perché? Perché su questa terra è segno di contraddizione. La Madonna, infatti, col trionfo del suo cuore immacolato, non promette un trionfo, ma un tempo di pace in cui le cose torneranno a posto, ma la battaglia, la lotta continuerà. Quindi dice ancora che appunto tuttavia attraverso le lotte continue si completa nella Chiesa e per la Chiesa l'opera di Gesù Cristo, la salvezza del mondo. Essa si compie tanto meglio quanto la preghiera maggiormente implora l'aiuto del cielo. Perciò Gesù insiste su questo punto e dice: le invocazioni alle sante piaghe otterranno una incessante vittoria. Poi le sante piaghe per le anime del purgatorio. Dice Gesù: il beneficio delle sante piaghe fa scendere le grazie dal cielo e salire al cielo le anime del purgatorio, specialmente quelle più abbandonate e dimenticate. Offrite per esse le mie piaghe. Dice ancora Gesù: non abbiamo conosciuto il valore di questa devozione se non al momento in cui abbiamo goduto di Dio. Anzi, dice, no, ho soltanto un pezzo. Le anime liberate per mezzo della nostra sorella venivano qualche volta a ringraziarla e le dicevano: non abbiamo conosciuto il valore di questa devozione se non al momento in cui abbiamo goduto di Dio. Offrendo le sante piaghe di nostro Signore, voi operate come una seconda redenzione. Com'è bello morire passando per le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Un'anima che durante la sua vita ha onorato le piaghe del Signore e le ha offerte all'Eterno Padre per le anime del Purgatorio sarà accompagnata al momento della morte dalla Santa Vergine e dagli angeli e nostro Signore sulla croce, tutto risplendente di gloria, la riceverà e la incoronerà. Quindi abbiamo le richieste di Gesù e della Vergine. In contraccambio di tante grazie eccezionali, Gesù chiedeva alla comunità solo due pratiche, pensate un po'. L'ora santa con il rosario, la meditazione e il rosario delle sante piaghe. È necessario meritare la palma della vittoria. Essa viene dalla mia santa passione, dice Gesù. Sul Calvario la vittoria pareva impossibile, tuttavia è di lì che risplende il mio trionfo. Bisogna imitarmi. I pittori dipingono quadri più o meno conformi all'originale, ma qui il pittore sono io e incido la mia immagine in voi se mi guardate. Figlia mia, preparati a ricevere tutte le pennellate che io voglio darti. Per questo cammino è passata mia madre, molto duro è per quelli che procedono per forza e senza amore, ma soave e consolante è il cammino delle anime che portano la loro croce con generosità, guardando alle mie piaghe. Le grazie che ricevete per mezzo di questa invocazione sono grazie di fuoco, vengono dal cielo e bisogna che tornino al cielo. I vostri monasteri, quando offrite al mio Padre le mie sante piaghe, attirano le grazie di Dio sulle diocesi in cui si trovano. Guardate che questo vale lo stesso per farlo nelle famiglie, per attirare sui palazzi, i condomini, le parrocchie, le comunità, queste grazie speciali. E la Vergine insegna la felice e privilegiata come debba compiersi questo esercizio. Allora, mostrandosi nell'aspetto di Nostra Signora del Dolore, le disse: figlia mia, la prima volta che contempli le piaghe del mio amato figlio fu quando deposero il suo santissimo corpo nelle mie braccia. Meditai i suoi dolori e cercai di farli passare nel mio cuore. Guardai i suoi divini piedi uno per uno. Di lì passai al suo cuore, nel quale vidi quella grande apertura, la più profonda per il mio cuore di madre. Contemplai la mano sinistra, poi la destra e in seguito la corona di spine. Tutte quelle piaghe mi trapassava nel cuore. Questa fu la passione, la mia. Sette spade tengo nel mio cuore e per mezzo del mio cuore si devono onorare le sacre piaghe del mio divin figlio.
Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandium me festina. Dopo avervi spiegato a grandi linee le sante piaghe di nostro Signore Gesù Cristo e ciò che ha insegnato Gesù, ciò che hanno detto dal cielo, e vogliamo fare brevemente appunto la coroncina delle cinque piaghe. Si può usare una coroncina speciale piccola fatta di 5 grani per 5 posti anziché 10, però si può fare anche senza la coroncina. L'adorazione della prima piaga si incomincia come un rosario comune e poi si dicono queste invocazioni. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. O Gesù crocefisso, le tue piaghe sono la mia speranza. Vorrei della vita sul finire le tue piaghe baciare e poi morire. Sangue di Cristo, salvaci. Arriviamo all'adorazione della prima piaga, quella del sacro costato. O Gesù crocifisso, adoro devotamente la piaga del tuo santo costato, per il sangue che da essa versasti, accendi nel mio cuore il fuoco del tuo amore e dammi la grazia di continuare ad amarti per tutta l'eternità. Si dica il Gloria al Padre e l'Ave Maria. 5 volte gloria al Padre e 5 Ave Maria. Poi si conclude con Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Adorazione della seconda piaga della mano destra. Gesù crocifisso, adoro devotamente la dolorosa piaga della tua mano destra, per quel dolore che in essa sentisti e per il sangue che da essa versasti, benedici l'anima mia e conducila nel tuo regno. 5 gloria al Padre, 5 Ave Maria e la giaculatoria. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Adorazione della terza piaga della mano sinistra. Gesù crocifisso, adoro devotamente la dolorosa piaga della tua mano sinistra, per quel dolore che in essa sentisti e per il sangue che da essa versasti, non permettere che mi trovi alla sinistra con gli empi nel giudizio finale. Si dicano 5 gloria al Padre, 5 Ave Maria. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Adorazione della quarta piaga al piede destro. Gesù crocifisso, adoro devotamente la dolorosa piaga del tuo piede destro, per quel dolore che in esso sentisti e per il sangue che da quel piede versasti, concedimi la grazia di camminare costantemente per la via delle virtù cristiane fino all'ingresso del paradiso. Si dicano 5 gloria al Padre, 5 Ave Maria e la giaculatoria. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Adorazione della quinta piaga, piede sinistro. Gesù crocifisso, adoro devotamente la dolorosa piaga del tuo piede sinistro, per quel dolore che in esso sentisti e per il sangue che da quel piede versasti, concedimi la grazia di fuggire l'occasione del peccato e di non camminare per la via dell'iniquità che conduce alle perdizioni. 5 gloria al Padre, 5 Ave Maria. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Preghiera per ottenere grazia. O Gesù,
che ci hai riscattati morendo per amore sulla croce, concedici i meriti delle tue sante piaghe e della tua morte, e fa che per questi meriti possiamo ottenere la grazia che ti chiediamo in onore della tua misericordia. Te ne preghiamo calorosamente, chiedendoti di considerare anche il dolore e le preghiere della tua Santa Madre ai piedi della croce. Amen. Si faccia la preghiera a Gesù crocifisso in ginocchio. Anche la coroncina andrebbe fatta in ginocchio. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, alla tua santissima presenza. Ti prego con fervore più vivo di imprimere nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e il proponimento di non più offenderti, mentre io con tutto l'amore e la compassione vado contemplando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te il santo profeta Davide: hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Si dica un Pater Noster, un'Ave Maria e un Gloria al Padre. Infine, vogliamo consigliarvi un'altra pia pratica che è legata, perché sono i sette Padre Nostro, sette Ave Maria e sette Gloria al Padre, in onore della sofferenza di Gesù sulla croce. Ad ogni invocazione si dicano appunto un Padre Nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, precedute da questa: per la santa piaga della mano destra abbi pietà di noi, e si dica un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre. Per la santa piaga della mano sinistra abbi pietà di noi, e si dica un Pater Noster, un'Ave Maria, un Gloria al Padre. Per la santa piaga del piede destro abbi pietà di noi, un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre. Per la santa piaga del piede sinistro abbi pietà di noi, un Pater Nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre. Per la santa piaga del sacro costato abbi pietà di noi, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Si preghi poi per le intenzioni della Santa Chiesa di Dio, per i vescovi e per i sacerdoti. Un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, e per l'effusione dello Spirito Santo. Un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre. Infine si dica anche un l'eterno riposo per i nostri fratelli defunti, per le anime del purgatorio più abbandonate e dimenticate, e l'angelo di Dio. Meditiamo. Eterno Padre, ti offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, Gesù mio perdono e misericordia. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e di vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria.